Sì, diciamo che abbiamo un barlume di speranza. C'è sicuramente molta più sensibilità di quanta ce ne fosse 20 anni fa. Ecco, 20 anni fa eravamo i soli a denunciare. Abbiamo cominciato con rapporti con mafie, lo facevamo localmente, insomma, ogni territorio dove c'era un nostro presidio doveva lottare per far capire certe cose. Oggi c'è una presa di coscienza un po' più estesa, per fortuna, e per cui c'è un'attenzione non solo della società intera, delle amministrazioni, ma c'è una presa di coscienza del mondo educativo, del mondo della cultura. Questo ci fa ben sperare e chiaramente insieme ai risultati che abbiamo ottenuto con anni di lotta, quale la legge contro le ecomafie e tante altre iniziative anche di natura insomma, legale che abbiamo sostenuto e che sono andate a buon fine, ci fanno sperare appunto che le cose possano cambiare.